saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un interessantissimo saggio e romanzo, forse poi ce lo dirà meglio l'autore, che si intitola Arrigo, un mercante nella Roma del Trecento, di Massimo Arcangeli, appena pubblicato da Bollati e Boringhieri. E io, come mia abitudine, non rubo altro tempo al nostro ospite, che è un grande piacere di avere con noi, e quindi lascio subito la parola a te, Massimo, che ci parli di Arrigo. Grazie. Ecco, potremmo intanto cominciare a dire che è più romanzo che saggio, ma in realtà è strutturato in questo modo, perché ho voluto strutturarlo in questo modo. La prima parte del volume, proprio esattamente la prima metà del volume, Arrigo si legge come un romanzo. Ci sono le note, per cui se uno vuole andarsene a leggere lo può fare. C'è una nota di approfondimento bibliografico per ciascun capitolo e quindi chi vuole leggersela lo può fare, però ci si può anche godere per intero il romanzo e si arriva esattamente a metà. Quindi a una prima lettura questo volume si può leggere come una storia avventurosa, sia pure molto particolare perché è ricca anche di aspetti che mi coinvolgono in quanto studioso del Medioevo, soprattutto in materia linguistica o storico-sociale. Però è un romanzo vero e proprio. Nella seconda parte ci sono tutti gli approfondimenti necessari, quindi le note relative ai numeri indicati nella prima parte e appunto una nota generale di approfondimento bibliografico per ciascun capitolo. Perché ho voluto realizzare questa impresa così particolare e per molti aspetti sperimentale, proprio per l'idea che potesse essere il tutto un esperimento. Oggi noi viviamo in un mondo sempre più ibridato, sempre più contaminato, un mondo in cui si fa fatica talvolta a distinguere anche un romanzo da un non romanzo, perché in molti casi qualcuno ci dice che stiamo parlando di docufiction, cioè di uno strano amalgama tra materia di cronaca e materia invece di invenzione, e che sappiamo essere, no? Se pensiamo a Gomorra di Saviano, siamo di fronte a un classico esempio di docufiction. Io volevo tornare a separare i due aspetti, ma per ricomporli. Primo perché credo che ci sia bisogno di una ricomposizione tra la materia narrativa e la materia, diciamo, accademica, perché non esiste, non dovrebbe esistere una distinzione tra una cultura cosiddetta alta e una cultura cosiddetta bassa, o una cultura cosiddetta scientifica e una cultura, diciamo, quasi per partito preso non scientifica. Anche ovviamente un romanzo può insegnare. Anche un romanzo può portare ad approfondire la materia scientifica, e anche un saggio può essere sufficientemente divulgativo perché possa essere di appannaggio del grande pubblico, del largo pubblico. Ecco, questo ho voluto provare a fare, cioè realizzare un'opera in cui i due momenti, l'avventura narrativa e il saggio vero e proprio, o l'approfondimento in chiave di saggio, potessero essere tutti e due disponibili, salvo poi separarli se qualcuno lo vuol fare. È un'operazione comunque interessante, anche perché conoscendo la tua abilità di studioso del Medioevo, la parte che riguarda, diciamo, il tessuto sociale nel quale è calato questo mercante trecentesco è sicuramente quella che ci riportano le fonti, no? Giusto? Sì, ecco, e qui si aggiunge il secondo dei motivi a cui ho pensato quando ho deciso di scrivere quest'opera, e cioè l'idea che si potesse, grazie all'impianto narrativo, recuperare a tutto tondo un modo di vita, un modello,
una possibile esperienza che altrimenti avrei dovuto restituire solo in chiave accademica. E invece in questo modo, cominciando dal protagonista, chi è, cosa fa, proseguendo con la sua famiglia, provando a individuare, l'ho fatto, uno dei rioni in cui si poteva trovare a vivere Arrigo con la sua famiglia, la casa in cui viveva, gli interni di quella casa, le abitudini alimentari, l'abbigliamento, la professione, le riflessioni sul mondo, la differenza generazionale perché Arrigo e sua moglie Angela hanno due figli, la differenza di genere, lui è uomo, ovviamente lei è una donna e guarda il mondo dall'ottica femminile. Ecco, tutto questo. Si poteva ricomporre in una dimensione unica, è questo che provo a fare, accompagnando l'avventura narrativa al necessario approfondimento storico-sociale. E quindi è come se io avessi tentato una via abbreviata, anziché scegliere quella proprio della ricostruzione storico-sociale, per poter almeno provare ad attirare il lettore o la lettrice abituati al romanzo in un territorio che magari può essere, non dico inedito, ma poco conosciuto. Quindi, ripeto, chi si vuol leggere il romanzo, si legge il romanzo, che tra l'altro ha un finale aperto, che ovviamente non svelo, perché, anche perché c'è un'avventura nell'avventura, perché anche un noir l'opera di cui stiamo parlando. Però può darsi che magari anche il lettore, l'elettrice, avvezzi alla semplice lettura di un romanzo, possano poi decidere di approfondire con le note o con l'apparato bibliografico di approfondimento quel che nel romanzo si è sviluppato secondo la narrativa più o meno tradizionale. Ecco, questo è il secondo motivo per il quale ho provato questa strada un po' impervia, mi rendo conto, però insomma, anche sembra dai risultati iniziali, non parlo di vendite, ma parlo di apprezzamento da parte dei tanti, delle tante che mi hanno scritto, sembra insomma che questa cosa almeno per certi aspetti abbia funzionato. In più bisogna dire che tu collochi Arrigo nella Toscana del Trecento, che è nel suo massimo splendore commerciale, si potrebbe dire, non solo commerciale, anche economico, bancario, finanziario, ma lo sviluppo dell'attività dei mercanti è sicuramente un elemento distintivo di quel periodo. E Ecco, quindi, no, dimmi, dimmi. no, no, certo, Firenze è un punto centrale nello sviluppo del romanzo, saggio romanzo, perché il padre di Arrigo è fiorentino, trapiantato a Roma, quindi deve in qualche modo anche reinventarsi un mestiere, anche perché anche solo semplicemente il sistema di datazione dei documenti in quel di Toscana, in quel di Roma è diverso, quindi deve imparare a datare i documenti notarili in modo diverso da quello che faceva quando si trova in Toscana. È sorpreso dal fatto che i romani diano del tu a tutti, addirittura a papi e imperatori, e questo da toscano è in qualche modo sentito come temerario, no? Se non peggio. Anche perché sappiamo quanto lo stesso Dante si sia detto sulla presunta volgarità in questo caso, del linguaggio romanesco dell'epoca. E Arrigo fa tesoro ovviamente della sua provenienza, del resto il nome stesso Arrigo attesta la sua stessa provenienza, era un nome diffusissimo in Toscana in quell'epoca, e quindi si porta dietro in parte l'eredità paterna. Ma vivendo a Roma, deve ovviamente sviluppare all'interno del suo orizzonte conoscitivo, culturale, esperienziale, tutto quel che fa. Quindi è come se anche come confronto urbanistico i due mondi, la Firenze fiorentissima del tempo e la Roma un po' sorniona, addormentata, eternamente fratta al suo interno, anche per la lotta
tra famiglie, per il contrasto tra comune e papato e così via. Ecco, queste due realtà messe a confronto ci restituiscono, dicevo anche solo urbanisticamente, due immagini importanti dell'Italia medievale. Ed è per questo che io approfondisco anche il discorso relativo all'urbanizzazione, al numero presunto degli abitanti di Roma in quel periodo, al confronto con Firenze, ma anche con Bologna, con altre città, proprio perché si potesse comprendere tutto quel che in quell'epoca, in quel momento storico, la vicenda ambientata all'inizio del 300, potesse risultare utile per una ricostruzione la più, non voglio dire esaustiva, ma la più esauriente possibile della vicenda su cui è incentrata la storia. È sicuramente da leggere, quindi secondo me la cosa che io posso fare più degnamente per far sì che la gente legga quest'opera è quella di ridire il titolo, che è Arrigo, un mercante nella Roma del 300. Bollati Boringhieri, pubblicato da pochissimo. L'autore è Massimo Arcangeli, che noi abbiamo avuto il grande piacere di avere il nostro graditissimo ospite e che non sentivamo da tanto tempo, quindi un motivo in più di gioia nel poterlo rincontrare. E io consiglio veramente a tutti di comprarsi questo bel saggio romanzo o romanzo saggio, o entrambe le cose, come ci ha raccontato e spiegato bene l'autore. Proprio per riuscire ad avere un quadro completo e complessivo di quella che è la società italiana nel 300, che è uno dei secoli centrali del Medioevo e che quindi ci restituisce una fotografia importante da questo punto di vista. Massimo, io ti ringrazio tantissimo per aver Grazie accettato il nostro invito. A tutti i nostri utenti ricordo di seguirci sul nostro sito che è www.italiamedievale.org e arrivederci alla prossima a te. video Alla prossima. presentazione. Grazie. Grazie a te, buon proseguimento.